Bentornati con Pokémon Nero, io sono DeathDL e l'ultima volta abbiamo semplicemente finito il gioco ed è tipo passato, non credo un anno, ma 5-6 mesi tutti dall'ultima registrazione che ho fatto di questo gioco. Comunque, oggi cosa faremo? Beh, semplicemente vedremo che cosa succede dopo la fine del gioco. Iniziamo premendo Start, o meglio B in questo controller, perché è un controller Xbox. Ok. Ed eccoci qua, DFDL, Soffio Lieve, medaglie 8, Pokédex 138. Va bene, continuiamo. Vuoi effettuare il collegamento? Assolutamente no. Sì, va bene. È inverno e siamo in camera nostra, come potete vedere. Sì, non posso usare la levetta per qualche strano motivo. Vabbè, fa niente. Comunque, usciamo. E ci sono due mamme. Ciao DFDL! Sembra che te ne stiano capitando di tutti i colori là fuori. Wow! Vedo che hai incontrato ben due Pokémon leggendari, non è certo cosa da tutti. Ops, ho dimenticato di rimuovere il travestimento. Davvero imperdonabile, lascia che mi presenti. Viaggio per il mondo in qualità di agente della Polizia Internazionale. Il mio nome, mi spiace, non posso proprio divulgarlo. Ma ti svelerò il mio nome in codice. Bellocchio. H. Doctor Who. È così che mi chiamano tutti. Sono giunto qui da lontano dopo aver saputo che un'organizzazione sospetta che si fa chiamare Team Plasma è reattiva qui a Unima. Appena arrivato ho scoperto che tu, insieme ai capipalestra della regione, ne hai distrutto il castello e costretto i seguaci alla fuga. Ma c'è un però! Sì, purtroppo c'è un però! Coloro che si fanno chiamare i Sette Saggi si nascondono ancora qui a Unima. Per questo sono qui, ho un favore da chiederti. Vorrei che tu, valoroso allenatore, ti mettessi in viaggio in questa regione, alla ricerca dei Sette Saggi. È stato Nardo il campione a farmi il tuo nome. Vuoi aiutarmi? Nah. Te lo chiedo ancora una volta. Vorrei che tu, valoroso allenatore, ti mettessi in viaggio in questa regione alla ricerca dei Sette Saggi. No. Te lo chiedo un'altra volta. Va bene, va bene, va bene. Sì. Benissimo, grazie. Con il tuo aiuto riusciremo sicuramente a scovarli tutti. Tieni, prendi questo. E ci hai dato un amo? Così a caso. DFDL ottiene Superamo. DFDL mette Superamo nella tasca strumenti base. Wow, è un Superamo! Esatto, è proprio il Superamo! Ha per caso qualcosa a che fare con la cattura di quei sette tizi? Come si chiamano? Ah sì, i sette saggi! Ottima domanda, ora capisco da chi ha preso DFDL. La risposta è no, non c'entra nulla. Capisco. Lascia che ti spieghi come si usa il superamo. Per prima cosa, accostati alla superficie dell'acqua, poi concentrati più che puoi. Quando un Pokémon abbocca compare un punto esclamativo, a quel punto premi il pulsante A. Per ritirare, è tutto. Intesi allora, scova i sette saggi. Quello che ho sentito era il rumore di un TARDIS. Primavera. Salve, Como Rebel. Ehi, DFDL, Bellocchio ha finito il suo discorso. Scusate, ragazzi. Ero andata a chiamare i capipalestra di Levantopoli. Ma non ho fatto in tempo. Devo scusarmi anch'io. Il trio oscuro mi ha distratto e ho lasciato sfuggire Gecis. Gecis, il trio oscuro, e chi sarebbero? Rimandiamo a dopo le spiegazioni su quello che è accaduto al castello. Quel che conta ora è decidere cosa fare a questo punto. Beh, per quanto mi riguarda, voglio andare alla Città Nera. Quel posto alla fine del percorso 16 accessibile da Sciroccopoli? Ci saranno di sicuro dei Pokémon che non abbiamo ancora incontrato. Salve, Gasparago.
Ciao, guarda che tempismo, e ci siete proprio tutti. Un amico mi ha appena fatto vedere i dati, avere i dati del Pokédex nazionale, se DFDL riesce a doppiarmi bene. Visto che siete tutti qui, che ne dite se li uso per aggiornare il vostro Pokédex? Ora che potete visitare posti nuovi e lontani, incontrerete sicuramente dei Pokémon mai visti prima, e vi occorrerà quindi il Pokédex nazionale. Ci vorrà solo un attimo. Ecco fatto, Bell. Comor. E per finire, al Pokédex di DFDL è stato aggiunto il Pokédex nazionale. Adesso avete alla vostra disposizione il Pokédex nazionale. Completarlo non sarà affatto semplice. Cercate di non avere fretta, di divertirvi più che potete e di incontrare tanti Pokémon e prima o poi ci riuscirete. Quella frase non aveva delle virgole. E la cosa è un problema. Il Pokédex nazionale. Quindi ci sono ancora un sacco di Pokémon che non conosco. Voglio andare subito a casa e mostrarla a mamma e papà. Ci vediamo presto in giro, ciao! Bell non cambierà proprio mai, sempre con la testa tra le nuvole. Io riprenderò per illustrare Unima in lungo e in largo a partire dal percorso 1. Chissà quante cose ci sono ancora da scoprire. Se sono fortunato, magari incontrerò per strada qualcuno dei sette saggi. Ti saluto da FDL. Preparati, perché la prossima volta che ci incontreremo lotteremo ancora. Sì, certo, va bene. Ok, finalmente posso muovermi. E che cosa ho intenzione di fare in realtà in questo video? Beh, questo era tutto in realtà, perché volevo solo farvi vedere questa scena per adesso. E la prossima volta credo che inizieremo ad esplorare tutta la regione di Unima a partire dai percorsi non ancora esplorati. Quindi per adesso io spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con Pokémon Nero. Ciao!